Io per ragioni di lavoro tenterò di darle del tu. Come no? Posso? Una bella donna così ha voglia. Del tu, assolutamente. Perché comunque l'emozione è grande, grande. Beh, stiamo parlando veramente con... Lei ha fatto la storia del cinema, ha conosciuto tutti, ha conosciuto anche tra i più grandi politici e autorità del mondo, compresa la regina Elisabetta, passando per Ronald Reagan, Gorbaciov, eccetera, eccetera. Ma fermiamoci al mondo del cinema, perché se dovessimo elencare tutti gli episodi della sua vita scriveremo volumi e volumi e volumi. Ecco, oltre 240 progetti tra cinema e televisione, forse più di 90% cinema e pochissima televisione. Anche se ha accettato dei ruoli rischiosissimi nella sua carriera, ma ci arriviamo, ha lavorato con i più grandi. Da chi cominciamo? Cominciamo dalla Bibbia? Beh, la Bibbia sì, la Bibbia è stato molto importante per me, perché il regista, John Huston, così mi ha voluto per fare Abele. Io avevo 22 anni, 23 anni. Vediamo anche La Locandina e poi mandiamo anche un altro filmato, perché nella Locandina ci sono anche altri grandi attori che con te erano su quel set, come Ava Gardner, Richard Harris, appunto John Huston che faceva Dio, Peter O'Toole, Michael Parks, George Scott, insomma tanti altri. Beh, io devo molto a John Huston, perché è successo in un modo molto strano. Io per sbarcare il Lunario facevo l'aiuto fotografo a un fotografo in via Margutta a Roma, e lui faceva le foto ai quadri dei pittori. Un giorno viene un fotografo della De Laurentiis a trovarlo, mi guarda e mi fa: ti posso fare qualche primo piano? E io, come no? Facciamo. Questi primi piani sono andati sulla scrivania di John Huston. E lui subito dice: I wanna meet this young man, cioè con questa vocione che aveva. E così ho incontrato John Huston al Grand Hotel di Roma. E io entro, naturalmente c'erano un sacco di belle signore, tutte assistenti. E io ero un po' imbarazzato, perché lui mi dice: undress, spogliati. Voleva vedere il corpo. Allora io piano piano ho tirato via la giacca, la camicia, insomma sono rimasto con le mutandine. Lui voleva vedere il mio corpo, perché a quei tempi Abele e cose erano seminudi. Praticamente seminudi, sì. Seminudi. E così mi ha ingaggiato contro la volontà di De Laurentiis, perché De Laurentiis voleva Paul Newman e voleva Marlon Brando per fare Caino e Abele, e lui niente. E poi lui è stato un po' il mio maestro, perché mi ha insegnato l'inglese. Mi ha detto: tu devi imparare molto bene l'inglese, perché hai un fisico che puoi fare tutto. E difatti io mi sono divertito nella carriera a fare personaggi di 30 nazionalità differenti. Caspita! Sì, 30 nazionalità. E John Huston è stato anche il regista che mi ha suggerito... Il nome era così, che De Laurentiis voleva cambiarmi il nome e voleva che mi chiamassi Castello Romano. E io volevo quasi piangere, ho detto no. Insomma, c'era un altro produttore lì, Luraschi, che mi ha detto no, adesso ci pensiamo noi, troviamo il nome. E poi alla fine è venuto John Huston e ha avallato Franco Nero. È stato meno male. E poi lui è il regista che ha suggerito il mio nome a Joshua Logan, che Joshua Logan stava iniziando la preparazione di Camelot, questo grande musical, che è il musical preferito di John Fitzgerald Kennedy. E così ho incontrato Logan. Però mi fa: caro mio, il tuo inglese ancora un po' non è fluido. Bello. Questo è un progetto miliardario, è il film più costoso della storia, è chiamato L'Extravaganza di Jack Warner.
È così, ho detto, pazienza, John ha ragione, fisicamente sei perfetto per fare l'ancillotto, no? Poi io uscendo ho detto, ma io, Mr. Logan, io conosco Shakespeare in inglese, come conosco Shakespeare? Ma non sai manco parlare, proviamo. È cominciato a lì, è andato al manicomio. All the world is a stage and all the men and women merely players. The hell the rest and the rest. Insomma, mi ha ingaggiato. E da lì in poi è una lunghissima carriera. Vediamo questo filmato dove ci sono alcuni personaggi che hai interpretato. Mi scusi, signorina. Mi è scappata la mano. È che ogni volta che la vedo rientrare, resto qua e penso a lei. Permettetemi di portare su uno dei due piatti di quella bilancia che è il simbolo della giustizia. Una coppola rossa. Eccola. Questa coppola la portavo sul capo quando vivevo da scugnizzo. Altri posti, altre persone, sarebbero un vero disastro, credimi. Ma lui come fa a saperlo? Perché i cani sanno tante di quelle cose che noi neanche immaginiamo. Per ora diciamo che quanto è accaduto non è molto chiaro. Lo sa cosa credo? Che si sia suicidato in modo tale da far incolpare me. Perché avrebbe dovuto farlo? Per potersi vendicare. Dato che l'ho battuto nella maratona. Questo modo di vendicarsi richiede molto odio. E lui di odio ne ha tanto. Questa vita di penitenza non potrà cancellare il mio crimine o liberarmi dal rimorso. Mio fratello. Io, Giuseppe Garibaldi, credente nella missione commessa da Dio all'Italia e nel dovere che ogni uomo nato italiano ha da contribuire al suo adempimento, do il mio nome alla giovane Italia. E tanti, tanti, tanti altri. Crescendo nel mondo del cinema e conoscendo da vicino il mondo di Hollywood, hai incontrato chiunque e a qualcuno hai dato qualcosa tu, altri hanno dato qualcosa a te. Per esempio, l'incontro con John Wayne, perché tu, per esempio, con Django e gli spaghetti western sei entrato a pieno titolo in un universo, potremmo quasi dire che Clint Eastwood sta a Sergio Leone come tu stai a Corbucci, insomma, regalandoci. Quindi hai incontrato anche John Wayne. Che cosa è successo? John Wayne è stato un bellissimo incontro, perché io da ragazzo lo vedevo, no? Fiume Rosso, incredibile, era un mito. Poi io ero molto amico di uno scrittore a Los Angeles, Claire Huffaker, che scriveva le sceneggiature per John Wayne. E allora siamo diventati amici e un giorno mi ha detto, domani viene John a trovarci. No, bene, cioè veniva John Wayne a trovarmi. Così. E così facciamo questa conoscenza e poi Claire ha detto, anche lui fa dei western, sai? Allora mi dice subito John Wayne. Allora, quando fai un western, il cavallo, come lo scegli? Ho detto, beh, un bel cavallo, sbagliato. Devi prendere un cavallo piccolo perché tu risalti di più. Se prendi un cavallo grande, ti scompari, guardano tutti il cavallo, insomma. Questa... Ma è una bella tecnica. Fai consiglio. No. Mi dicono che si deve andare a nero, ma io sono già in nero, però dobbiamo andare in pubblicità. Siamo qui nella ruota libera insieme a Franco Nero. Insieme a Franco Nero ripercorriamo la sua vita, la sua carriera, tanti giri di ruota. La metafora che usiamo in questo programma è proprio quella di usare la ruota della nostra vita, che alle volte si inceppa per qualche ragione. Altre volte invece quando riparte ci regala grandi emozioni, grandi soddisfazioni e quando succede magari è perché mettiamo in campo delle nuove energie. Fra i tanti personaggi che lei ha conosciuto c'è anche Greta Garbo, conosciutissima per il fatto di essere schiva, molto molto riservata, magari l'ha incontrata anche in un momento della vita molto particolare per lei. Eppure tu sei riuscito a diventare suo amico. No, allora la situazione è questa, parliamo di più di 50 anni fa.
avevamo deciso di andare in montagna a Kloster in Svizzera. E lì c'erano dei nostri amici, c'era Carol Rice che era un grande regista, poi c'era Deborah Carr che era una grande attrice di allora e lei era sposata a Peter Viertel che era anche un amico di Hemingway. Allora che succede? Che la madre di Peter Viertel mi aveva preso in simpatia e mi dice: domani, se ti fa piacere, vieni a trovarmi a casa a questo orario, ci sarà una sorpresa per te. Ho detto perché no? E difatti il giorno dopo sono andato da lei e c'era Greta Garbo, che non voleva vedere nessuno, non voleva mai vedere nessuno. Insomma, praticamente cominciamo a parlare, lei parla della sua infanzia, del padre Netturbino, io parlo della mia infanzia, abbiamo parlato col tè, no? Tipico all'inglese, e così si è ripetuto diverse volte questa bella... questo incontro. Beh, un tè con Greta Garbo è un bel titolo, anche per un altro libro eventuale. Pensaci. Clint Eastwood, vediamo questa fotografia. Ecco, punti in comune con lui. Ce ne sono? Beh, noi ci eravamo conosciuti anni fa quando lui faceva i western per Sergio Leone, io facevo il western per Corbucci e allora ci eravamo conosciuti in Almeria, si giravano lì in Spagna. Poi non ci siamo più visti per un po' di tempo. Io giravo Camelot e lui viene sul set a fare una visita e mi dice: guarda un po', questo italiano fa un più grande film americano, io ancora faccio i spaghetti western. E io dissi: guarda Clint, che vedrai che molto presto io tornerò in Italia e tu diventerai una star qua. Difatti il regista Joshua Logan mi chiese di fare la ballata della città senza nome, Paint Your Wagon in inglese, e io così non l'ho voluto fare perché volevo tornare in Europa, perché dopo un anno di Los Angeles ero talmente giovane, non ero ancora pronto. E così sceglie lui, Clint Eastwood, di fare il mio ruolo. Gli hai fatto un favore. Gli ho fatto un favore. L'hai detto tu. Iniziavi a frequentare il western anche perché avevi appena girato Django, eri diventato famoso in tutto il mondo. Corbucci ha fatto di te una vera e propria star, ma quei panni ti donavano particolarmente. Tant'è che molto tempo dopo, quando un altro regista ha voluto rendere omaggio agli spaghetti western e al mondo del western, letto dagli occhi degli italiani, ha scelto proprio te e ha scelto proprio Django, realizzando Django Change, e stiamo parlando di Quentin Tarantino. La storia con Quentin è un po' buffa, perché io giravo un film in Spagna dove c'era nel cast anche Penelope Cruz, era ancora giovanissima, e faceva mia figlia in questo film. E mi dice: sai Franco, domani vado al Festival di San Sebastian. Bene, dimmi com'è andata, no? Quando torni. Quando lei torna, mi dice: ho incontrato questo giovane regista, Quentin Tarantino, quando gli ho detto che giravo con te, impazzito. Dice: lo voglio conoscere, portamelo. Insomma, era così. Ho capito che era pazzo di me. E poi ho capito il motivo quando ci siamo conosciuti, perché lui, quando ci siamo conosciuti, mi ha detto che lavorava in un video store, no? Shop, all'età di 14-15 anni, e lì ha scoperto i miei films, e anche i films che non andavano in America li cercava nei vari paesi perché li voleva vedere tutti. Difatti li conosceva dalla A alla Z tutti, anche le battute. E così insomma ha voluto che facesse questo cameo. Io in un primo momento gli avevo detto di no, anche a lui. Poi invece mi ha convinto dicendo: trust me. Cioè, ha avuto ragione, anche perché è un momento molto buffo del film. Lui era molto buffo anche a girare.
si facevano i giochi. Cioè, per esempio, dimmi il regista che inizia con la L, l'attore con la F, cioè, capito? Si facevano questi giochi. E lui si divertiva anche a mettere la musica di Django. Però quando si girava, di una serietà unica, quando si girava era molto, diciamo, concentrato e si faceva un ciacco, no? Si faceva la scena e diceva very good, bellissima, però ne dobbiamo fare un'altra. E perché? Perché we love making movies, ci piace fare il cinema. Questo era... Mi faceva ripetere tutto il giorno. C'è un ruolo nel quale ti abbiamo amato moltissimo, proprio perché è un ruolo rischioso, ma è anche un ruolo che ti ha dato un'allure diversa, quella del capitano in Karel de Brest. E allora ti chiedo, interpretare in quel momento un omosessuale, un uomo che si innamora di un altro uomo, non ti ha spaventato? Perché poteva anche... Ma no, allora io ti dico una cosa, io ho avuto la fortuna di lavorare col più grande attore al mondo che era Laurence Olivier. E quando ero giovane lui mi disse, hai un bel fisico, puoi fare il protagonista, l'eroe come fanno gli americani, però devi fare un film l'anno ed essere sicuro che quel film abbia un grande successo. Oppure fai l'attore, rischia, fai le parti più disparate, cioè fai tutto quello che vuoi, fai l'attore, avrai alti e bassi nella tua carriera, ma nel long run, cioè a lungo andare, prenderai i frutti. Io ho seguito il suo consiglio, ecco perché ho cercato di fare, come ho detto prima, personaggi di 30 nazionalità, ho cambiato gli occhi neri, blu, i capelli, insomma, a seconda dei film che facevo. E allora questa succede che Fassbinder un anno prima mi aveva chiesto di fare un film che era Lili Marlene, però non ho potuto farlo perché ero molto impegnato. E allora quando mi mandi il copione di Karel de Brest, scritto dal libro, preso dal libro di Jean Genet, che era questo omosessuale che scrisse il libro in prigione, e allora mi mandarono il copione, io ero incerto, sai, un minimo di incertezza, mi arriva una telefonata dall'aiuto di Fassbinder. Dico, mister Nero, le devo passare il signor Fassbinder che le vuol parlare. Rimanga al telefono un sacco di tempo, lui non arriva. Io ho detto, vabbè, pazienza. Dice, no, l'hanno chiamato, questa era una scusa, perché quando ho accettato il film, che sono andato a Berlino, ho detto all'aiuto regista, ma dimmi la verità, che è successo? Che lui era vicino, ha cominciato a sudare, Sei emozionato? Sì, emozionato. Ma poi ho capito il motivo. Sono andato, quando siamo andati una volta a casa sua, aveva 40 o 50 DVD dei miei film. Era incredibile. Proprio sì, lui era un vero fan. Difatti, una volta, tanto dico che durante la lavorazione di Karel de Brest, tutti i giorni c'era Andy Warhol. Lui è proprio impazzito sul per set? Il film. Sì, sul set. Difatti lui ha fatto la locandina di Karel de Brest. Allora una volta, mentre giravamo, si andava a mangiare la sera in un ristorante che si chiama Paris Bar. E una volta io stavo mangiando per conto mio e lui era, Fassbinder era a 3 o 4 metri con un gruppo di amici così e si avvicina al mio tavolo. Dice, Franco, allora noi dobbiamo fare un contratto. Io dico, come un contratto? Sì. Cameriere, mi porti una salvietta, una bella penna che scrive sulla salvietta. E comincia a scrivere. Io, Rainer Werner Fassbinder e Franco Nero, faremo i prossimi 3 film. Uno era Le Bleu du Ciel di Georges Bataille, uno era Rosa Luxemburg e il terzo era Cocaina. Firma. Ho firmato, lui ha preso il tovagliolo e se l'è messo in tasca. Purtroppo alla fine del film è morto. È venuto a mancare presto, altrimenti avresti potuto niente. Lavorare ancora da protagonista in altri film. Lui era pazzo, di Modugno, Domenico Modugno. Metteva sempre in macchina le canzoni di Modugno.
Questo ci racconta anche del prestigio dell'Italia in quel momento. Adesso passiamo però ad un altro grandissimo incontro che ha segnato tutta la tua vita. Lei è una colonna del cinema mondiale, premio Oscar, 2 Golden Globes, un BAFTA, un Leone d'Oro, ma soprattutto dama dell'eccellentissimo ordine dell'Impero Britannico, Dame Vanessa Redgrave. Nonché grande amore della tua vita. Eccola qua. Non è stato proprio un colpo di fulmine all'inizio? Ah, no, no. Assolutamente. Io quando giravo Cameron, perché ho iniziato prima di lei, ho girato le scene di battaglie in Spagna, chiamate The Quest in inglese, e poi ci siamo trasferiti alla Warner Brothers negli studios a Los Angeles. Io continuavo a dire al regista, Joshua, ma chi fa la regina Ginevra? Lui fa un'attrice inglese incredibile. A me mi farebbe piacere, insomma, incontrarla prima che iniziamo a lavorare. Insomma, succede che noi eravamo a Los Angeles, io e lui camminavamo lungo un viale della Warner. A un certo punto, eccola che arriva. Insomma, vedo arrivare questa donna con dei blue jeans strappati, gli occhialini da vista, delle lentiggini in faccia. Insomma, praticamente ero rimasto... Deluso. E allora, appena ci salutiamo, gli dico, ma sei un pazzo, questo è un mostro, è brutta. Vedrai, aspetta, vedrai. Arrivo, vado nel mio camerino e c'era una lettera di Vanessa dicendomi, stasera faccio una cena da me con altri colleghi come Rod Steiger, Claire Boom, insomma. Puoi venire, mi farebbe piacere. Insomma, io la sera vado. In macchina arrivo a Napoli Drive, mi ricordo, e busso alla porta, vedo una donna bellissima e dico, scusi, sai, io sono stato invitato dalla signora Redgrave. E lei fa, guarda che sono io. Insomma, praticamente aveva completato. Hai cambiato idea quando l'hai vista in abito da sera. Un amore grandissimo il vostro, dal quale è nato anche vostro figlio. Appena avuto un grandissimo successo al Botteghino con L'Esorcista del Papa, ma hai già preparato altri due film che presto arriveranno e poco fa mi dicevi che presto ripartirai a febbraio per altri film, uno in Australia e un altro in Messico. Quindi grazie Franco Nero per aver trovato il tempo per venire da noi. Piacere. Qui da noi a